Di un sabato italiano, buongiorno a tutti voi. Oggi siamo in compagnia di una giovanissima attrice casertana introdotta al successo grazie alla sua partecipazione nella serie TV Benvenuti a Tavola, che le ha regalato grande popolarità. Lei è la bella Elena Starace, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Elena, grazie di essere oggi con noi. Grazie a voi per l'invito. Elena, grazie alla serie TV Benvenuti a Tavola sei diventata molto popolare. Come hai affrontato questo successo improvviso essendo così giovane? Hai 24 anni. Avevo, sì, sono 26. Ah, bene, sono rimasta indietro di 2 anni. Sì, allora, ho iniziato sì, che avevo 23 anni, ero appena uscita dall'Accademia di Recitazione Euteca a Roma e l'ho affrontato con molta leggerezza, non con superficialità, ma con molta leggerezza, con voglia di divertirmi, voglia di lavorare e anche con tanta serietà. Il successo poi relativamente, cioè la popolarità relativamente cambia le cose, dipende sempre da te, no? Da quanto vuoi cambiare, io non cambio per Certamente, niente. diciamo se stai con i Sì. piedi per terra, vuoi non vuoi, diciamo la vita è sempre quasi la stessa. Senti, Assolutamente sì, assolutamente sì. ma com'è nata questa passione per la recitazione? L'hai sempre avuta oppure c'è stato un momento nella tua vita in cui è nata così improvvisamente? È nata, ho sempre avuto la passione per il cinema, l'amore per il cinema, quindi come spettatrice. E ho fatto danza classica, danza moderna per tanti anni e poi invece ho iniziato a fare recitazione per superare la timidezza. E ho iniziato a fare teatro. E poi è continuato, cioè, il teatro mi ha sempre accompagnato durante tutto il liceo, quindi il diploma, e una volta diplomata ho deciso di, ok, di farlo diventare la mia vita. Sono andata in accademia e ho proseguito. Recentemente ti abbiamo vista a marzo su Rai 1 nella serie Per amore del mio popolo, un film ispirato a Don Beppe Diana, parroco di Casal Sì. di Principe, che purtroppo diciamo è stato vittima della camorra. Il tema della camorra tocca tanto la tua terra. Com'è stato per te interpretare un personaggio all'interno di una trama realistica? E per quanto riguarda Don Diana è stato veramente un onore, veramente, perché il mio personaggio è un personaggio che appartiene ad una famiglia di camorristi, ma che ne esce fuori in un modo o nell'altro, almeno tenta di uscirne fuori con l'aiuto di una figura tanto positiva quale quella di Don Peppino Diana. E quindi è un personaggio forte nonostante l'età, perché è una appena 18enne, Teresa. E un personaggio forte, un personaggio che si ribella, che reagisce, che cerca di prendere in mano il proprio destino, quindi non accetta di avere un destino già prestabilito, già segnato. E è stato veramente, veramente intenso, anche perché c'erano delle scene molto drammatiche, intenso e forte per me, come Poi hai attrice, anche scusa. interpretato Noemi in Gomorra, sempre una tematica che fa parte appunto della camorra, di quello che vive, diciamo, la Campania. Eri la donna di Sì. un boss. È stato difficile invece calarsi in questo ruolo che è diverso da quello di Don Beppe Diana, insomma. Sì, lì è tutto molto più duro. Noemi, così come tutta Gomorra, racconta una realtà che è simile a quella di Don Diana, ma è veramente all'ennesima, è portata all'ennesima potenza, raccontata all'ennesima potenza nella propria crudezza proprio. Sì, Noemi è una totalmente lontana da me rispetto a quanto potrebbe esserlo Teresa. È stato impegnativo, è stato un lavoro di osservazione soprattutto, di osservazione del reale e di immedesimazione veramente. Che mi portava a staccarmi da quella che posso essere io, dai pensieri, perché ovviamente quando interpreti qualcuno, un personaggio, non devi giudicarlo, quindi devi sentirti. Quindi nel momento in cui inizi a giudicarlo, dici Noemi è un personaggio negativo, lo sbagli. Devi cercare di ragionare come lei, e quindi lei ha ragione.
Certo, quindi stato calarsi a interessante. 360 gradi in quello che è il carattere del Sì, personaggio. assolutamente sì. Senti, ma ci sarai nella seconda serie di Gomorra? Io no, io per il momento no, poi ci sarà la terza serie che girerà dopo e ancora non sappiamo nulla. Quando invece sei fuori dal set, vai spesso nella kebaberia gestita dalla tua famiglia. Loro invece come vivono i tuoi familiari, appunto, il successo che stai riscuotendo? Benissimo, bene, bene, loro sono contentissimi e sono stata tanto spinta dai miei genitori perché la mia vera, vera, vera passione è la scrittura. E solo che la scrittura è una cosa molto più lunga poi da realizzare, no? Da veder pubblicare un libro non è una cosa molto facile, nemmeno fare l'attrice, nemmeno solo che loro mi hanno sempre poi spinto, dicendo sì, la tua passione è scrivere, però fai questo da quando eri piccola, comunque la recitazione ti ha sempre accompagnato, comunque le storie. L'amore per le storie fondamentalmente mi ha sempre appassionato, quindi puoi anche declinarlo, no? Sia nella recitazione che nella scrittura. Quindi loro sono molto contenti. Senti, invece è una curiosità che mi sorge, ma hai sempre le stesse amicizie di prima che cominciavi ad approdare nel piccolo schermo oppure col tempo sono cambiate? Ho sempre le stesse amicizie, quelle forti sono rimaste e ne ho fatte di nuove, molto molto belle, ad esempio con gli attori di Benvenuti a tavola, con gli attori di Gomorra, con gli attori di Impostore, ma non so, veramente tutto quello che su ogni set poi ho trovato degli amici, delle persone stupende. Qual è invece il ruolo che un giorno vorresti interpretare? Un ruolo scritto da me. Bene. Mi piacerebbe interpretare. E poi invece ruoli già scritti, grandi personaggi della letteratura, magari della letteratura inglese. Sì, questi. E quali sono invece i prossimi progetti? Quando ti rivedremo presto nel piccolo schermo? Allora, ho da poco finito Un posto al sole, però Un posto al sole non è mai veramente finito, perché i personaggi possono sempre tornare. E poi ho girato, sono stata un personaggio in Limbo, che è un film per la Rai della Fandango, che uscirà in autunno. Il mio personaggio si chiama Imma. È un personaggio tranquillo. Sì, È un personaggio tranquillo, ma essendo un film drammatico, è comunque ha una scena particolarmente forte con Kasia Smutniak, perché sì, la protagonista è Kasia Smutniak, il film è tratto da un romanzo, premio strega della Mazzucco, ed è sceneggiato da Francesco Piccolo, altro premio strega, poi mio conterraneo. Quindi è un bel progetto. Benissimo, noi ti facciamo i migliori auguri che questo successo possa Grazie. sempre crescere ancora di più e ti ringraziamo di essere stata oggi in questo sabato con noi. Grazie Grazie a voi e buon weekend, un bacio a tutti. Ciao. ciao! Ciao.